produce da sola l'energia che le serve per riscaldarsi, ha i più alti standard di accessibilità e di antisismica. La nuova scuola primaria di Cortona in piazza Château-Chinon è oggi realtà. Arriva dopo una lunga e importante gestazione. Circa 4 milioni di euro il costo complessivo del progetto, tra fondi statali e del Comune di Cortona. Aprire una scuola è sempre una grande emozione. Per correttezza dobbiamo ricordare che questo cantiere è stato iniziato dalla precedente amministrazione, ma che tuttavia per continuità amministrativa, appunto, noi con serietà e anche impegno abbiamo portato avanti, e con tanta fatica, perché siamo ricaduti purtroppo sul periodo Covid e quindi con cantieri in difficoltà, con aumento prezzi e quant'altro. Tuttavia la scuola oggi è finita, la inauguriamo, è una grande emozione, perché inaugurare una nuova scuola è sempre un qualcosa di importante per un territorio. I lavori sono stati ultimati a fine novembre e dal 9 gennaio i ragazzi hanno fatto ingresso nella nuova struttura. 8 le classi che vi trovano casa, con oltre 150 bambine e bambini. Ma sicuramente è una festa per i bambini in particolare, perché i ragazzi hanno diritto a stare in strutture adeguate, non solo sicure ma anche belle e funzionali. E quindi le amministrazioni che in modo lungimirante riescono a gestire questo tipo di aspetto devono avere sicuramente un plauso da parte dell'amministrazione scolastica. È una soddisfazione grandissima, una tappa importante per la scuola della città e diciamo un evento che dal nostro punto di vista risolve delle questioni di carattere logistico, non solo, ma dà anche l'input per uno sviluppo dell'offerta formativa e per un rilancio dell'attività didattica in generale e scolastica intesa in senso lato. Questo plesso è particolarmente vocato agli orti, quindi potrà essere sviluppata questa parte, e all'interno anche spazi adeguati per l'attività di motoria e quant'altro. C'è anche un grande atrio utilissimo per le attività di teatro, per l'attività della band musicale, quindi insomma ci dà una grandissima mano da questo punto di vista. Non solo scuola, ma anche un luogo per eventi e incontri, grazie ad un auditorium in cui si può accedere in maniera indipendente. L'obiettivo è anche quello di offrire un luogo di aggregazione che migliori la realtà socio-culturale del grande centro urbano cortonese. Ma per l'area bollono in pentola anche altri progetti. A fianco a questa scuola verrà costruita a breve anche l'asilo nido nuovo, con un PNRR già acquisito di 2.160.000 euro, una zona sportiva che sta per essere ampliata, quindi diciamo che questo contesto di Camuscià sta prendendo davvero il volo.